Hola, io sono Marcus Grone, signore e signori, bentornati nella Stop Block 3. Tattaratta, è finita l'esosograft, quindi ci concentriamo su questo deck. Mentre in live andremo a cercare pacchetti per quando finirà questa serie. Nell'ultima puntata, ragazzotti, abbiamo, che è passato un po' di tempo, abbiamo fatto un bordello di roba, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di fare l'Upled, e quindi abbiamo fatto questo, che è una figata. Guardate che figo. Abbiamo fatto l'Upled che vede con gli storage bus, i compressed refine e damage link, dove dentro abbiamo messo tutte cose, e quindi adesso noi abbiamo un bordello di roba, potenzialmente. Vi ricordo che non è vero che ce l'abbiamo, cioè possiamo prendere l'equivalenza di quanti EMC abbiamo, EMC che stiamo sviluppando grazie a questo sistema. Molto figo, molto figo, molto figo. Abbiamo fatto quindi un po' di macchinari, abbiamo chargeato il Certus quarzato, abbiamo fatto il sistema di manine per ottenere il clock che ho utilizzato io in un off camera per farmare con gli Annihilation Panel, che sono l'equivalente dei pannelli della Refined. Quando i nostri cristalli vengono ogni tanto diventano di forma più grande, quindi livello 3, questi li rompono e ci finiscono dentro, perché questi qui ci evitano tutto il problema che abbiamo fatto nella precedente puntata dei semi, ovvero Fluix. Guardate qui, ne abbiamo 28k. Normalmente che devi fare? Devi premere R, devi fare il semino, lo devi mettere nell'acceleration chamber oppure nell'enrichment chamber e ottieni il Fluix Crystal. Peggio mi sento per quell'altro, il Certus Quartz, se non sbaglio, che devi fare... Ah, non funziona la R qui. Che devi polverizzarlo, devi polverizzare il quarzo, capito? Tutta una noia incredibile. Adesso noi possiamo accendere questo. Ogni tanto lo rompe quando è in fase 1, ma è che non dà niente, ma chi se ne frega, perché comunque ne entra tantissimo. Temporizzarlo sarebbe stupido. Come potete vedere, guardate... Vedete? Entra una botte di 2, 3, 4. Da paura. Di qua ho fatto un sistemino molto semplice, che però avevo voglia di farlo con la mia chat di Twitch. Mandiamo del boom mill dentro un dispenser, un tick ogni 2 secondi, acqua. Perché questo qui non influenza mai le piantagioni, i crops, ma i crops non vengono cioè questo crops in particolare non viene influenzato dall'anello che di solito influenza i crops dell'equivalent exchange. Quindi abbiamo fatto proprio un piantatore di bone mill, fa diventare la piantina alta 2, l'annihilation panel la prende. Questo perché? Perché abbiamo scoperto che esiste la singularity di palloni. Ebbene sì, è un po' strana, però i palloni si fanno con questi amp, e quindi l'ho messa a fare. Perché oggi, miei cari ragazzotti, non faremo farm, forse, non lo so, ma andremo all'avventura. Ebbene sì, volevo farmi il Dark Matter piccone, e ho scoperto che anche questo vuole il drop di un boss, che non conosciamo. Quindi, prima di andare a Kaja, facciamoci la Destruction Catalyst. Facciamo un po' di queste, grazie. Poi facciamo un po' di queste, molte grazie. Ed eccola qua, facile, facile, facile. Questa è pericolosa, è molto pericolosa. Quindi andiamoci piano. Questa è nella sua forma base. Ok? Ho un po' paura. Non mi ricordo come avevamo messo il tasto per caricarla, quindi andiamo... Ok, l'ho caricata, ho cambiato il tasto. Non le piaceva il punto, ragazzi. Adesso è nella sua forma massima. Molto, molto comoda per scavare. Tra l'altro dovrebbe darci delle pallette di... Dovrebbe darci delle pallette di materiali, non ce le dà? No. Boh, non lo so che succede. Ovviamente questa... funziona con questa. E io, mi sono scordato di dirvi, ragazzotti, che abbiamo fatto, per praticità, questo facile facile Infinity Booster. Cioè praticamente è una donna che ci rende una carta che va messa qui dentro, della Echu Staff, penso,
che ce lo rende infinito il raggio, quindi visto che siamo in un'unica dimensione è top. Allora mi dicono tutti quanti che se facciamo la Catalyst Lens diventa tutto più bello. E io la faccio. Siamo pronti? Fatto. Era difficile? No. Andiamo a vedere. Ho paura di quello che può succedere. Porca zozza! Ok. Non c'è male, un ottimo suggerimento questo, davvero. Un ottimo suggerimento. Siamo attenti a tenerla in casa, ovviamente. E poi stavamo cercando qualcosa che ci desse Night Vision. Però a parte questo qui che è un modulo e quindi funziona in un raggio, mi pare di vedere che non c'è nient'altro se non la Gem Arbor con il coso. Questo ciccio ciccio qui, che poi alla fine della fiera ti dà Night Vision, però l'alternativa è fare questo, non lo farò. La pozione Vanilla non la faccio. Signori, chi se ne frega della musica? Let's go. Allora, secondo voi sono più veloce così o con la mia string? No, come si chiama? La Slim. Questa. Vediamo un po'. Mi sa che questa non è davvero, non è cosa. Qui abbiamo fatto il coso. Allora, stiamo andando. Dove è giunto il treno? È lentissima la storia qui, eh. Allora, il primo dungeons, dove abbiamo preso tutti i mob spawner per fare le farm. Ok? Poi. Il secondo dungeonone. Che poi non è un dungeon questo, è il posto dove ci sono i materiali. Ma quella verde di slime non mi manda. Cioè, non so se mi manda più veloce del mio volo impercettibile. Il Nether, dove abbiamo preso i blaze. E dopo il Nether ci dovrebbe essere, se dovrebbe scorgere. Minchia. Ah, Blaze, con quella è l'ultima puntata, anche perché è passato un anno, non mi ricordo. Abbiamo fatto anche lo Steam Engine della Crate più migliore assai, ovvero che va con. Grazie. Che va con i CCC a lava. Allora, prima che mi scordi, facciamo questo in maniera che le frecce non ci colpiscono. Guardate. Mi scusi, ma dov'è il mio anello? Oddio, dov'è? Voice? Ho perso l'anello. Come si chiamava? Ah, non si chiama così, si chiama Wolf. No, non si chiama. Ah! Project E. Archangel's Might, non si chiama Ring, scusate. Non ce l'ho. Ma porca di quella. Vabbè, o rifamo. O rifamo? O sto a rifà? Lo rifaccio. Guardate quanto è comodo. Da paura. Però loro stanno lì. Forse l'ho messo su un piedistallo e me lo sono scordato. Sono morti. Bene, bene. Siamo all'interno dell'anello del Nether. Porca zozza, che sono tutti quei cosi. Adesso avvicinandomi. Che non è cianclodato questo, lo stiamo cianclodando, ma noi andiamo. È pieno di shulker. L'altezza dovrebbe essere segnata da qualche parte. 72, noi siamo a me 0, quindi è sopra nel cielo. Signori, si va. Questo dovrebbe essere una sorta di dungeon del land. Oh! Ma io già. Ah! No, ragazzi, il mio anello devia le scaraccate di sti cosi che io li odio. Bellissimo! Ma perché sto a picchiarli con la spada? Non mi fate niente, brutti scaracconi! Vabbè, mettiamo una Feral Lamp, giusto per gradire, per avere un po' di music. Un po' di light. E vediamo un po' se con le frecce li uccido. Oh,
mio Dio, è bellissimo. Siete morti, morti, morti! Bellissimo, ok, d'accordo. Qui c'è la testa del Dragons. Così. È stato facile. E quindi qui dentro c'è l'elitra? Pagina 1. Salve, come sta? Tutto bene? Roba. Source Gem. Tablet dell'Arts Nouveau. Tanto che sparano ma non mi colpiscono. Altre cosine. Roba un po' vanillosa, se devo essere sincero, eh. Vabbè, prendiamo tutto. Tu nel dubbio gioca coppe, no? Questo chi è? Ah no, ok. Qui ci stanno le ametiste. Sapete che gli faccia... Oddio. Vuoto. E se un giorno avessimo un cavallo potremmo dargli il coso, l'armatura di diamante. Ok, tutto dentro, dentro di nostra costa. Molto di bene, molto di bene. Allora, visto che non ce ne frega niente di questa roba. Lol. Ma qui c'era l'elitra. Cos'è? To sneak to set a location. Ok. Bello! Bello! Regà, bellissimo! E questo che è? Slimy seed, eh? Possiamo piantare per fare il grano. Vabbè, però non mi sembra che ci sia altro. Mi dicono che c'erano le elitra. La mia chat dice che c'era l'elitra. L'ho pisciata? L'ho persa? O l'ho mandata dentro? Vabbè, ma che me frega delle elitra, regà? Boh, anche se ci fosse. Io comunque ero un po' qui. Un po' qua. Madonna, sono pieno di roba. Questo mi piace. Ed ora, dov'è che trovo il boss? C'era scritto che c'era un altare. Ma non lo vedo. Cioè, voi vedete un altare, boys? Non mi pare. Andiamo a vedere la mappozza. Ma vuoi vedere che devo andare oltre? Oltre i confini del mondo. Vediamo un po' che dice. Beyond the Ender Ring. No, Elder Ring, Ender Ring. Ok, quindi devo ritornare nel mio borgo. Sta qua? Dov'è il buco? Qui? Perfetto. E poi di qua. Ah, ma qui come faccio? Nega, rompo. Proviamo a fare una cosa così. Oddio, scusa. Zio, sei licenziato. Siamo meglio noi. Vabbè, lui porta il coso. Andiamo a vedere. C'è qualcosa? Un bioma diverso. Fatto di stone di nuovo. Arriva, comunque, il mondo è grosso, eh. Mi dispiace se è molto buio qui l'affare. Servirebbe davvero un oggettino che ti dà Night Visions, però non ce l'abbiamo. Voi vedete qualcosa? No, eh? Guardate, è tutto un lungo corridoio. Ma non è che torno indietro, tipo Pac-Man. Purtroppo non c'è la Dynamics Light. Ma manca di che esce cose. L'ho visitato, sono stato bravissimo, grazie. Mi dà una... sì. Puoi trovare un Summon Altar. Oh, ma dove sei? C'è qualcosa, c'è qualcosa, fermi tutti. C'è un... robo verde. Salve, buonasera, vuole parlare di Gesù? Non c'è più. C'è un robo... sembra un'arena, eh? Sembra un'arena. 32. Eccoci qua. Buttiamo tutto dentro. E andiamo a vedere. Carino questa parte. Boss dungeon. Quindi dopo land c'è roba naturale. Uno zombie importantemente forte.
però è morto, mi dispiace. Ma che è sto suono? Aiuto! Un tridente, vabbè, roba... Il loot è molto vanilloso, raga. Io voglio andare, però. Lasciatemi passare. Porca zozza. L'altare c'è. È anche pieno di stronzi. Uccidiamoli tutti. I mortacci vostra. Via, 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 via. Ciao, ciao, ciao. Sono tutti potenziati o sbaglio questi... questi zombie? Madonna, quanto è forte questo! Ah, ma aspetta, qui continuano a spawnare, c'è qualcosa. C'è qualcosa sotto, amici. Andiamo di fare a lamp. Mi fate del ma... Oh, che dolore! Che dolore! Ma se, ma che sei impazzito? Ma raga, scusate, ma che ragni so questi, oh? Ma che ragni so? Ma fa malissimo! Ci sono fortissimi sti tizi! Quanto tanchi! Quanto cazzo tankano, raga? Comunque continuano a uscire, boys. Continuano a uscire, quindi forse c'è qualche regola speciale, non lo so. Bella idea, mettiamo una mega torce, raga. Mettiamo una mega torce, mettiamo una mega torce, insieme alla torce, come si chiama? Eccola qui. Bella idea, non dovrebbero più... Però se ci stanno spawner dovrebbero comunque uscire, eh. Mettiamola qua. Ah! Madonna! Sembra l'Ohio. Ma poi mi si riempie di particelle tutto sto cesto. Cosa sono? Brutti come il peccato siete. Cosa siete? Vanilla. Qui che c'è? Vabbè, raga, senti, io sono curioso e... Vediamo che dice. Secondo me mi rompe il culo. Mi rompe il culo il boss. Non lo so. Ah, stavo... Sì. Così? Clicco così? Can't break. Oddio. Oddio, scusa. Ah! Oh, che cazzo fate? Ah! Mi rapiscono! Mi ha fregata la cosa. Potresti ridarmi... Grazie, molto gentile. Allora, i mostri continuano a spawnare. Inoltre... L'altare dentro tutte le cose. E in più dobbiamo scoprire che oggetti metterci. Allora, you can farm... questo sharma qui. No, ok, no. Drop from mother... Ok, questo qui è il drop che ci interessa ed è droppato da il silverfish madre. Che è quello che supponiamo qui. Ma... Non ci dice... O forse sì, eccolo. Mm-hmm. Special attack. Va bene. Sarebbe bello... Tu ci dicessi come... Forse se cerchiamo l'altare dell'anei. Ha! Ha! Sì, ok, ci siamo. Worn Silverfish Shard. Catalyst Ritual Starter. Cold et... 16 egg. Ma... Se a me... Ah no, in dungeon, in the nether. In the nether. Allora già ce l'ho. Silver. Eccole. Bello. Ce l'abbiamo.
Abbiamo le cose, raga, fermi. Com'era? Uova e Ritual Catalyst. Oh, ho trovato tutto! Minchia! Ok, quante ne servivano? 16, 16, 16. C'abbiamo solo un tentativo, raga. Se no poi dobbiamo andare di nuovo in Daneda. Siete pronti? Sì, a lei scusi, ma io sto qui, cerco di lavorare e lei mi viene a rompere la minchia. Se ne vada. Allora, una Ritual Stone. 16 di questi, 16 di questi e 16 di questi. Vai! Mi hanno scatarrato. Forse la Ritual Stone va sul gran finale. Siamo pronti? 16 di queste, 16 di queste, 16 di queste. E la Ritual Stone. Oh! Oh, l'evocazione! L'oscuro potere! Sì? Ho paurissima. Oh, porca troia! Ma fai schifo! È un larvone schifoso! Ma muori! Ovviamente è muore. Oh! Che cazzo fa? Ma fai cagare! È una lumaca! Ma davvero vuoi aggredirmi? Chissà quanti danni fa, vediamo un po'. Ok, questo attacco non fa granché male. Ah, ma aspetta, così lo allontana. Aia! Vediamo un po'. Cioè, ma mi fregano le cose! Dove è andata? Ho fregato il coso, raga! Ma... Classic battute su un certo tipo di città italiana! Ma dove è andato? Pezzo di merda, ridammi le cose. Meno male che c'ho sto anello, raga. È morto? Oh, me l'ha ridata, meno male. È sta 900 punti ferita. Ok, è stato bello. Abbiamo uno di questi. Porca. Porchissima. Porchino. Polchino. Ok, d'accordo, fermi tutti. E tralasciando le facili battute su cose che non posso ripetere qui, noi abbiamo la possibilità di duplicare questo e ottenere questi se però ci andiamo a mettere roba importante tipo l'uovo de drago e il blocco di terra steel. Ma l'alternativa è... L'alternativa qui mi diceva che è possibile farmare infinite Silverfish Earth se... Allora, ci abbiamo fatto un po' un quadro della situazione, l'ho battuto un'altra volta ed è noiosissimo. Per poter fare tutto quello che vogliamo fare dobbiamo andare in giro nei dungeon e questo non è un problema, lo facciamo noi a F e anche un po' chiappa. E dobbiamo ottenere questi ciccetti qui, ok? Quello nel dungeon normale, il Cold, il Worm, scusate, nel dungeon del Nether, e poi, vabbè, ci mettiamo le egg, e queste qui ce ne abbiamo. Dobbiamo arrivare a ottenerle un paio per poter farmare in tranquillità questi Silverfish, perché purtroppo ci servono tanti, cioè ce ne servono tanti, e non abbiamo la possibilità di... Cioè non ci arrivo a farli, io volevo fare l'armatura in questa puntata, ma se le spreco 4, poi dobbiamo andare in giro a cercarne tantissimi. Allora, punto primo, mi sono ritrovato, mentre cercavo le gemme, queste, mi sono ritrovato la Source Gem, forse funziona come quest'altra, vediamo. Mi sa che Source non è budding. Mi sa che Source, raga, non è budding. Abbiamo già la prima figura del merda. Ah, ci ho sperato. Vabbè, chi se ne frega. Perché? Perché ci serve da fare l'Ars Magica, belli. Ars Magica
che iniziamo volentieri. È una mod che io ho amato tanto tempo fa perché era puramente di magia. Adesso è un po' più simile alla botanica, se vogliamo. Voglio... Allora, lei deve stare zitto quando parlo, ha capito? È un pochino più farmina, cioè c'è una quantità di magia, eccetera, eccetera, ma ci permetterà di ottenere da il vermone schifoso, dal lumacone schifoso statico, grazie alla... Ah, a proposito, iniziamo a fare il lattice, dobbiamo fare un po' di cose. Il lattice normalmente mi spacca le palle, ma c'è un crafting diverso, con... eccolo qui, le vines, ok? Con cui possiamo ottenere il lattice della thermal. Quindi facciamo un multiservo. Multiservo, eccotelo qua, vuole un machine frame che però mettiamo a duplicazio. Vuole le rondelle di Costanzo. Non c'è il Costanzo. Porca trotola, come si fa il Costanzo, raga? Fermi. Scusa. Nigale. Ma come è possibile che non tenga Ugo? Sì. Facciamola al volissimo. Dovrebbe stare qui sotto la nostra amica Induction Smelter. Molto bene. Prendiamo la temporal. Vedete? Ce ne ho 9, 33 di queste e 9 di queste. Dobbiamo rimediare. Tra l'altro, se non facciamo la farm di cuoricini, non possiamo poi neanche. A parte che ci serviranno più, però in generale, questo sistema è una cazzata. Cioè, nel senso, io dovrei sprecare un quinto livello di slate della Blood Magic, un uovo di drago, un blue ice e un blocco di terra steel e queste due cose per riottenere queste due cose. Più le 16 gold. Ma a sto punto, raga, facciamo il ritualone, che è questo. Per ottenere questo charm ci servono 4 di queste, 3 di queste e questo. Adesso andiamo a vedere, a fare tutto. Facciamo un mega montatino interessante, un po' di miscellanea, ma che comunque ci gusta la mangusta. Dunque, per ottenere il nostro amico lattice abbiamo bisogno della solita e immancabile acacia. Visto che non ci serve, cioè, spero di poterlo velocizzare con i cosi, quindi non dovremo stare ad aspettare 8.000 anni. Facciamo crescere un acacino. L'ho preso? Sì. E mettiamolo acá dentro. Voilà. Dopodiché io qui ho fatto vari tentativi di utilizzare il latex della Thermal, ma amici miei, non ci siamo riusciti. Qui non so se ve l'ho fatto vedere, abbiamo fatto questo piano interrazio per far funzionare il tutte cose di tutte le altre cose. Qui metteremo l'autocrafting della Power, più o meno, non so neanche se mi serve. Andiamo quindi con un Formation Core, l'acacina, eccola qua, e i Fluid Extractor hanno il... però se non... Sto pensando, se non serve... No, me li ha presi tutti. Ora ne ho 64. Se non serve... Se abbiamo l'orologio, forse non ci serve velocizzarlo troppo. Cioè, non ci serve una cosa troppo incredibile. Non lo so. Vabbè, facciamo così. Allora, mettiamo... Qui c'è il cavo. Bene. Lo metto sotto o sopra? Sotto? Sopra sotto? Posso usare i pipe quelli? No, non posso. Sono molto triste. Il pannello lo metterebbe qui. Sì, mi piace. Ci piace? Mi piace. Ma tra l'altro io qui in questa serie ho diventato piccolo. Non c'è quello shrink da... Eccolo! Molto più piccolo. Perfetto, piccolissimo. Quindi qui il pannellino. E gli diciamo, mettici l'acacia. Rompiamo questo. Pronto? Sì. Blocco viene piazzato come blocco. Ma è connesso? Device online. Ah, forse non li vede? Non capisco, amici miei, del solito dovrebbe funzionare. Mi piace perché è veloce. Ma... Oh Cristo!
Va bene, 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 va bene,
aggiuntiva che avevo preso prima. Non così, amico mio. Ma cosa? Ah, lui piazza i... Vedi che bravo che è? Sei bravissima. Quindi qui mettiamo, invece che questo, mettiamo un export. Export buzz. Funziona. Perfetto. Agacina. L'ho persa. L'acacia intra. Ma che strano. Io non credevo che un lillipuziano... Non l'ho capita questa, regà. Davvero, forse non ricordo l'Appliad. Forse non la ricordo. O forse l'Appliad non ricorda me. Qui a questo punto ci mettiamo quello che succede se diventa uno stripped, giusto? Quindi con un'ascia, una golden axe, lo prendo, lo rompo e lo metto qui. Però questo qui non gli piace perché deve essere quello identity, giusto? Non c'è. Come lo tolgo questo? Perché l'Appled non c'ha il fregno che filtra. Vabbè, sapete che vi dico, ma sti cazzi. Per adesso non ce ne frega niente. Non giudicatemi. È stata giudicata? Non giudicatemi. Ah, questo va senza corrente. No, va con la corrente, non è vero. Ho detto un sacco di cazzate in questo momento. Andiamo a dare corrente alle cose. A tutte cose. Ma che strana sta cosa. Facciamo così. Ora, ti prego, orologio, almeno tu nell'universo, dacci una mano a farlo innamorare. Cioè, vorrei l'orologio. Grazie. Ti prego. Non diventa stripped, davvero? Ah, se non diventa stripped, sono felice. Allora, questa è la velocità base. Ah! Ok, è buono. È buono, regà. È buono, siamo felici. Siamo felici, meno male. Ok, quindi, ricapitolando, con il latex processing facciamo la rubber, con la rubber facciamo il dissolution chamber, con il dissolution chamber facciamo... Ah! Dov'è la status? La status chamber? No, facciamo questo, il symbol machine frame con il pink slime, che ti prego dimmi che lo faccio, c'è un craftinghino interessante. Oppa bacco. Sì, oh. Non mi dica che è sempre il solito metodo della minchia. Regà, è il solito metodo della minchia. Devo dire, l'industria farmaceutica sta diventando la nuova Botania, vero? Già, davvero già. Già. Allora, visto che ci siamo, una tanchina. Tank, fluid. Un po' una merda. C'è sto bugghino che è risolto nella nuova versione, ma io non la voglio aggiornare perché ho messo i valori di AMC alle cose, no? Perfetto. Poi, fluid. Eccolo qui, lo sapevo che ce l'avevo. Prendiamo un configurator. Non ho un configurator. L'energy tablet me lo devo buttare lì dentro, eh? Ok, questa è un po' la parte noiosetta, belli. Abbiamo fatto. Qui magari ci mettiamo dei mechanical. Non lo so. Così, per gradire per adesso, poi vediamo che succede quando si rompe. Non mi ricordo se diventa stripped oppure no. È bello che tu non entri. Ah no, sta entrando, è solo lento. Vabbè, lasciamolo accumulare, tanto questo qui sono 100 secchielli, d'accordo? Andiamo oltre, andiamo, cioè andiamo per vari step, se no ci annoiamo. Di là abbiamo, stiamo facendo il lattice per fare tutti questi macchinari. Ma per fare il nostro super rituale, ok? Eccolo qui, questo, non questo rituale, amico mio.
un rituale dell'ars magica, dell'ars novora, chiamiamola così. A proposito, questo si fa così, molto bene. Allora, facciamo questo. Sto improvvisando, amici, eh? Spero che non si veda troppo. Per fare questo rituale qui, ha bisogno arcane core sotto, arcane core. Non ho la stone. Non ho la stone. Consiglio un block blazer dell'ingegnere di core nel caso il blazer dell'applet non funzioni. Mi piace, raga, perché la mia chat è sempre sul pezzo. È un ottimo consiglio. È solo un pochino indifferita. Perché non mi vede la stone se gli ho messo la stone dentro la stone? Non lo so. Tu lo sai? Non lo so. Allora, questo qui tecnicamente è il fregno con cui possiamo fare il rituale. Ovviamente qui dentro ci va l'energia, d'accordo? Abbiamo bisogno di 4 più 3 più 1, 8 pedestral tutti intorno. Eccoli qui. E anche questi si fanno così. Ora io sto a finire sicuramente le gemme. Oddio, le ho sprecate tutte, sono un scemo. Ah! Va bene, non ti preoccupare, Marcus, grazie. Non ti preoccupare, Marcus, grazie. E oltre agli oggetti, quindi che ne so, quello che vi dicevo, uno di questi. Qual era l'altro? Silver Fish Antonio. Quattro di questi, tre gemme, i semi e questo qui che adesso andiamo a fare. Ci serve l'energia dell'Ars Magica. Ora io l'Ars Magica, che io chiamerò sempre Ars Magica perché non mi piace davvero il nome che le hanno dato dopo, dovrebbe avere svariati tipi di produttori di energia, ok? Se non sbaglio, il Vitalik Source Link è col cibo, il Michelian, no, però ci dovrebbe essere tipo un libro che ci aiuta, fra. Un libercolo ci sarà, dai, ci sarà, ci sarà, ci sarà, eccolo. No, non è questo. Lo trovo, non lo trovo, non lo trovo, non lo trovo. Aspetta, però, nella Isosocraft 2 non avevamo usato quello che va a lava? La chat dice Vulcanic, vediamo un po'. Come si chiama? Non si chiama Vulcanic? Lava? Lavazza? Michelian? Alchemical? Vitalik? Vulcanic? Eccolo! Grandissimi! Però abbiamo bisogno della source che io. Che culo ce l'ho. Devo andare nel dungeon, boys. Devo andare nel dungeons. Allora, se non ricordo male, qua sopra va una giara. Jar? Source jar, potion jar. Mi sa che è questa. Sono Oddio, non mi ricordo niente, molto impreparato. Mi dispiace. Pensavo di fare altro in questa puntata. Che cosa minchia è l'Archwood? Vabbè, comunque. Io mi ricordo. No, col Koal. Usavo la lava però nell'esoso. Ok. Allora, questo sta mettendo nel mondo l'energia magica. Ok? Però dobbiamo metterlo dentro a qualcosa per conservarsi, perché non penso che sia qui dentro. Giusto? Molto interessante. Teniamola un attimo così questa cosa. Al massimo faccio un ciccio ciccio che ci butta la lava e il coal direttamente col personal link. E andiamo a fare il terzo step di questo lungo passaggio, ovvero l'ottenimento di questo. Perché a noi non serve il Withering, non serve questo. Il dream. Eccolo qui, ok? Ci serve questo, ragazzi. E questo qui dice che si ottiene in un bioma normale e dobbiamo dare spawning plains come gli altri animali. Quindi,
il nostro, questo animale, che non so che cazzo sia davvero, dovrebbe spawnare nella pianura ora. E diceva di dargli l'horn di qualche cosa, aspetta, diceva di dargli questo? No, c'era un horn da qualche parte, non credo che sia questo. Ah, questo è della Botania. Drop from, ok, niente, quindi devo uccidere un mostro che mi dà questo per prendere. Ah! Molto bene, noi siamo in pianura? Sì. A questo punto facciamo il golden egg. Dobbiamo nutrire una gallina con il nutrition feed, che è questo qui, che si fa così, e ci servono, fortunatamente nella precedente puntata li stiamo accumulando, i secchiellozzi di questa. Dov'è? Qui? Posso fare clic? No. Non ti piace? Oh, tanica. Ah, eccola qua, giusto. Sud? No. Up? Yes. Perfetto. 4 posicchieri, grazie. Da paura. Permesso. Non so che cosa stia succedendo qui. Mi scusi. Ok, ce l'abbiamo. Ci serve una gallina. Ci serve una gallina. Forse ce l'ho salvata. Ah, vanno bene pure quelle della chicken. Sbrem! Signori, non so perché si è silenziata, ma abbiamo il golden egg. Allora, il golden egg, io a questo punto, visto che non mi servono più questi spawner marci, andrei a metterli, cioè andrei a mettere qui sotto. C'ho paura. Allora, deve essere usato su del grass, della dirt, il mycelium o la farmland. Quindi potrebbe andare bene della dirt. Ne ho giusto 2 miliardi. Se sentite dei rumori, sono i cincillas che si abbeverano nel fiume. XXX, ce l'ho in mano. Facciamo così. Io sono sicuro che voi non vedete un cacchio, quindi andiamo a prendere una feral lamp. La mettiamo H. Meglio, eh? Facciamo così. 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 E 3, 2, 1, boom! Ora mi aspetto che spawnino mostri incredibili. Ma non si espande! Che peccato, cavolo! Come potete vedere, siamo pieni di mostri. Non è vero, ce n'è uno. È una... uno Starbuncle. Starbuncle. Molto carino. Un Donkey Kong. Solo Donkey. E dobbiamo scoprire, vabbè, il povero amico è morto suicida, dobbiamo scoprire se questo qui spona anche con i vector sopra. Andiamo a vedere se l'orologio aumenta lo spawn rate. Sì, sarebbe carino aumentare il raggio. Anche perché non ho capito quale animale mi droppa l'horn. E noi senza l'horn, questo qui, dai Wildern Pack Hunter. Che cazzo ne so di quali sono? Allora, vediamo un po' se funziona. Non credo, eh. Cioè, sarebbe bello se funzionasse. Dov'è un altro orologetto? Eccolo qui. Lo ciappiamo. No, eh. Ah, ma questa qui era quella che se cresceva l'erba? No, raga. Ok, allora, ho due notizie per voi. Uno... oh, è lui? È questo? No! È morto. Forse ci ha droppato il corno? Big F. Sarà questo. È lui, sì? Fermate un po'. Vieni con me. È stato rapito. Ah, l'ho rapito, raga. Fermi. Allora, dicono che l'horn forse ce l'ho in Appled. Sono pieno. Raga, ce l'abbiamo fatta. Bello, tieni. Bimbo. Tieni.
Magnatelo. Zio, magnatelo. Oh! Si è suicidato. Si è suicidato per noi. È diventato un cristallo. Che cazzo, what the fuck, davvero? Va bene, e qui... Mo ce l'abbiamo tanti di questi. Se vi dovesse servire un coniglio con la tuba e... o dei cosi, whispering, perfetto, lasciamoli lì e lasciamoli fare. Quindi abbiamo la componente numbers qua, boh, non lo so, non ho capito, aspetta, questi al centro, ma aspettavo che lo potessi mettere qui. No, forse ci devo cliccare sopra, va bene, ci dobbiamo cliccare sopra, lo buttiamo qua dentro. Poi togliamo tutta questa roba. Dobbiamo fare, dobbiamo semplicemente andare a pre... ah sì, dobbiamo fare latex processing. Latex processing, eccolo qua. Vuole il secchiellino di lattice che abbiamo sotto. E qua fanculo, ogni volta mi cambia il coso. Ma dai, ma scusa, ma che non sai che sta, che l'upload su... Non mi è capita sta cosa, perché le vede diverse quando sono... Boh, vabbè. Scusa, fai così. Fai così. E fai così. Perfetto. Poi ci serve. Il legno è diventato stripped? No. Sembra di no. Dicevo, posso farglielo prendere direttamente? Se ti dici sì, prendilo, 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 no? Tu lo prenderesti da dietro? Mio caro amico, vediamo un po', anzi da sotto. Pull, push, push, pull, pull, non mi ricordo mai che cazzo voglia dire. Pull, push, 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 pull. Tanto che la mia chat mi ricorda l'inglese. Ci serve dell'acqua. Ah, l'output, c'hai ragione, è questo. È pull, è pull, è pull, è pull, è pull, è pull, è pull. Push e spingi, giusto. E quindi qui l'acqua, dobbiamo dire l'acqua, l'acqua, l'acqua. C'è il sink in questo pack? Sink in culo chi vuole il sink, maledetti. Dai, zio. Cioè, mi serve un po' di... Ah, perché c'ho la cosa. C'ho la tanicuccia. Non c'ho la tanicuccia, c'ho il... l'Aqueous... Accumulator. Ebbene sì. Ma la sei stronzo e mi fai ogni volta questo. Leva dalla minchiozza. Ci abbiamo l'Aqueous Accumulator che non ho assolutamente voglia di fare due volte. E quindi faccio un attimo così. L'acqua scorre a fiumi. Speriamo che questo non si spenga. Giusto per avere un pochino per mandare avanti, ok? In realtà c'è un amuleto, ecco, bravo Leon, c'è un amuleto della Equivalent che produce acqua, ma a sto punto forse è meglio la gallina delle acque. La gallina delle acque. Qua sotto, qua sotto. Presto, presto. Presto. Facciamo così. E là. Perfetto, raga. Fortunatamente è assai veloce. È assai veloce. Quindi adesso possiamo fare la dissolution chamber, zio? Sì, la plastica non c'ha. La plastica non ha i cosi, i valori di MC. Sono un po' sad, però vabbè. Cioè, per forza, zio. Fornace. Come cuocio le cose io? Qui dentro. Va bene. Onesto, 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 onesto. Dissolution chamber. Ci serve una gear di diamante. Eccola qua. Butta dentro. È stato bello che stiamo riuscendo a fare tutto quanto. Non è male, non è male. In realtà poi potremmo mettere un interface fluida dell'upload e poi mandarci il coso direttamente. E qua. Signori, abbiamo il dissolution chamber. Che a questo punto...
Ah, è vero, ma io ho i Red Matter Furnace, raga. Perché sto usando questa? Sto a far buonaccio. A questo punto noi... vabbè, ma sei fortissimo. Io toglierebbe questa. Sono pieno? Strano. No, non sono pieno. Gli diciamo... pull da sopra. Perfetto. Ci abbiamo la corrente. Ce l'abbiamo. Questo... ne facciamo giusto un po' per vedere quanto ce ne serve. Comunque effettivamente io che uso, cioè, c'ho 8 miliardi, 600 milioni, 400 biliardi. Tra l'altro questa qui, se non sbaglio, fa una roba strana. Ah no, questa qui è solo veloce. Ok. Ok, grazie, grazie. È stato molto gentile. Allora, il primo step è... il frame, il simple frame, Netherstar, sì, Netherstar PT, Golden Gear, la facciamo subito. Il ferro ce l'abbiamo, il PT ne ho un milione, ho ovviamente scordato la resipi. Nether brick, no, Netherstar manfro, e la plastica di cui abbiamo fatto. Quindi tecnicamente, regà, siamo a brevissimi passi, a pochissimi passi. Sbrem! No. No. Sì. Non mi ricordo se è Shapeless. Ah! Ok, scusate questo momento di gioia. Belle. Belle, interessante. Adesso ci serve questo. Ci serve questo, ma il Pink Slime, regà, purtroppo, secondo me... si fa così. Io lo odio questo passaggio. Lo odio davvero, eh? Perché in tanti modpack si sono accorti tutti che fare lo slime così è una rottura di cacchio. E quindi hanno messo dei crafting alternativi. Però si vede che lui ancora non se n'è accorto. Allora, salve, buongiorno, come sta? Sono qui per parlarle di Gesù. Però non vorrei che quel coso uccidesse i miei amati animali. Ah, c'è proprio un blocco qui. Perfetto. Però, ecco qui, questa è l'area di effetto, che è un po' una... è un po' una merda. Dobbiamo fare un add-on. Un add-on. Di tipo... 12 mi sembra troppo. 9. Esci dal mio corpo. Esci dal mio corpo. Oh, glass panel. Questi crafting sono inguardabili. C'è qualcuno che ha voglia di rifare con me questa mod? La facciamo, cioè, la facciamo più bella in Bago Damb. Okidoki. Ho fatto il range, vero? Sì. È frutto il dubbio, però io l'ho fatto. Là. Allora, perfetto. Ora, se gli dessimo energia, come glielo diamo energia qui? Wireless, non ce l'ho energia wireless. C'ho un'energia wireless? No? Non ce l'ho? La tengo? Ce l'ho o non ce l'ho? Non ce l'ho. C'hanno dei valori ste cacchio di cose? Questa sì, lapidari. Zio, scusa, la quarta volta e faccio questa qui. Con il point, c'è la flux. Ma devo farla tutta, raga, che palle. No, facciamo una cosa velocissima così. Con un cocomello. Facciamo una cosa al volo, boys, non ce ne serve tanta. Yeah, brucia i diamanti per ottenere cose. Hammer. Ok, qui dentro entra la corrente. Qui qua dovrebbe uccidere. Ed ecco qui il pig slime. Ta 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 ta. Velocizziamo l'affare. Non funziona proprio tanto bene il coso, eh. L'anelletto qui. Pink slime ce l'abbiamo. Top.
Potrei avere pink slime, no, devo per forza avere... Porco di... Scusate questo momento. Momento, ma questo non è la mia tazza di Batman. Perfetto. Mi pushi? Me lo stai pushando? L'erba comunque, l'erba è un problema di questa mod, eh? Mi ricordo che dovevamo risolvere in qualche maniera, non troppo bella. La Flux AMC? Prossima puntata lo facciamo. Allora, facciamo un'altra Dissolution Chamber. Questa volta me la tengo quasi quasi, ma la metto qui. Posso volare? Grazie. Mi ha fatto ridereissimo il commento di un ragazzo che pensava che... Oddio, non posso metterla manualmente? Ah no, sì. Che pensava che fosse buggato l'audio di YouTube perché sentiva... È l'anello, quando vola l'anello fa questo suono, fra. Quanto ne vuole? Se metti dello stringer il grass non cresce. Oddio, ma questo è un metodo velenoso. Allora, se funziona ti banniamo. Perché sei vanillaro. Ma ti saremo per sempre grati. Quindi verrai ricordato come un traditore della patria che però ci serviva in quel momento. Vediamo. Non ti banniamo. Che fortuna, eh? Incredibile. Che culo, raga. Mazza, il tizio ha capito che qualcuno avrebbe tentato di fregarlo così e gliel'ha tolta, eh? Che culo. Vedi quando speri che il tuo suggerimento non funzioni, perché altrimenti vieni spottato come varillaro. Allora, mettiamo questa. Due di plastica, scrap, diamante. Scrap Mechanic. Marco, stai quando continui Scrap Mechanic, anche se non lo aggiornano dal 2004 e se hanno aggiornato non hanno messo niente di contenuto. Esatto. Opla, opla, orepla e era gold. Era gold, che peccato Scrap, raga, comunque, il gran giocone. Era lui! Qualcuno ha detto opla, ding ding dong, ding 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 dong. Raga, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Status. Oh my god. Signori, abbiamo la status chamber. Eccola qua. E mi sa che tocca pure fare la flux, eh. Scherzi a parte. No, no, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Stava a dire, no, non ce l'ha, invece ce l'ha. Sì, ce l'ha. Non è che ce l'ho? Porca me, c'è il flux controller. Ma che bravo. Ma che bravo. Io non credevo che un lillipuziano. Marcus Crown Network. Mi va bene. Sì, non posso? No, sì, posso. Sì, è proprio lui. Allora, no, facciamolo al volissimo perché dobbiamo portare la corrente dall'altra parte del mondo, raga. Quindi è Obsidian, Redstone e... Ok. Sì, è stato semplice. È stato semplice? È stato semplice. Fammi tornare a casa. Fammi tornare a casa. Non sapevo neanche che ci fosse la Deep Slate qui sotto, vedi? Sotto all'andesite. Sulla verticalità. Siamo un po' manchevoli qui. Dov'è casa mia? È lì. La volete una casa più bella? Ditemi voi, fatemi sapere nei commentoli. Allora. Bam. Giù nel canestro. Facciamo questo. No, non è vero. Facciamo questo.
non è vero. Facciamo questa. Facciamone due. Poi facciamo questa. Mettiamo entrambe qui dentro queste. Molto più. Live estetica su TikTok. Sì, dai, non potremmo farlo, non lo so. Magari potremmo fare una live su YouTube? Estetica? Eh? Vabbè, no, adesso posso farne tantissime di queste. Qui mi libero. Dopodiché, il plugino. Dopodiché, il pointino. Raga, abbiamo fatto. Velocissimo, è stato velocissimo. Bam, bam, bam. E questi me li prendo. Allora, plugino. Lo mettiamo qua. Sì, ora devo capire se questo qui è... No, è qui. Yes. Perfetto. Chunk loading. Ah, che bello. Regà, è il momento. È il momento? Non lo so, è il momento. Boh, scroll. Abbiamo la scroll. Non era questa, era questa, sì. Purtroppo sono usa. Ah, aspetta, 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 aspetta. Puntatone comunque oggi, eh. Zitti, zitti, quatti, quatti. Portal. C'era un oggetto che. Ah, come si chiamava? Telepad. Telepad. Telepass. Ah, eccolo qui. Allora, tecnicamente questo dovrebbe permetterci di teletrasportarci. ok, devo mettergli la cosa 93 0 28 36. Sembra proprio che io abbia cliccato. Vabbè, ho sprecato la scroll, ma adesso posso tornare a casa, no? Run program. Teleporto. Bello, bello, funziona, 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 funziona. Ah, ma lì devo mettere il nome. Fermi. Devo mettere il nome. Lumacone. Che spettacolo, sono proprio forte certe volte. Ok, l'abbiamo fatto. Qui dobbiamo continuare. Qui c'ho questo problema che è pieno di stronzi. Mi sa che la mia megatorcia è volata via, sai? Sì. Decisamente. Feral. Un pochino di feral torch. Ecco, le andiamo a mettere a cannone perché ha girotto un cazzo, fra. Non è bello. Qui queste sono successe cose. Forse sto spammando troppo con le feral, ma chi se ne frega? Perfetto. Ora diamo una ripulita. No! Oddio, muoio! Perché l'anello del volo se non lo metti, se non ce l'ha, vabbè, giustamente ce l'hai in mano l'anello, c'ha una sua logica. Forse lo devo mettere a bubble. Sì. Fortunatamente ne ho due. Pensavo di averne due. Ce ne ho due, zio, ce ne ho due. Non ho due cose. Ah, sì, no, no, no. No, no, ce l'ho tutte e due nell'inventario. Qualcuno ha detto. Ok, ora userò il comando back. Ok. Prendiamo le nostre cose. Porca troia. Fermi tutti, fermate il mondo, voglio scendere. Ma tu, come ti permetti, scusa? Ti
Prego, dammi. Body, body, dammi un po'. Oh, grazie. Ok. Mi nascondo dietro il palo perché mi cago. Ho paura di morire. Ok, c'ho l'armatura. Rimettiamo le cosine belle. Sai che mi sa che ho perso qualcosa? Oddio, ho perso qualcosa. Ho perso la cosa della stasi. Spacco tutto. Uccido. Uccido. Chi è? Ah! Cazzo. Ma dovete morire, pezzi di merda. Ah, sì. Grazie. Grazie, me ne vado. Ah. Allora, il repair click, sì, molto good. Questo lo mettiamo qui dentro, raga, basta, cioè abbiamo deciso che uno ce lo metto lì dentro. Questo, abbiamo detto questo. Questo, vabbè, perfetto. Questo, eh? Dov'è la stasis? Dov'è la... Dov'è la... Qualcuno l'ha vista? Forse non l'ho portata? Forse l'ho lasciata... Dove l'ho messa, amici? Qualcuno ha notato per caso dove, dove si trova? L'ho persa. Ah, stasis, scusate, ogni volta mi sbaglio. Ah, oh, grazie. Grazie, molto di gentilo tu, molto di gentilo. Allora, sta zitta tu. Se adesso mettiamo la stasis qua sotto, come se fosse un wither, no? E ci mettiamo l'energia della flux. Se il creeper me l'aveva sprofondata, mi spaccavo, guarda. E mettiamo il chunk loading. Come potete vedere, la corrente non arriva. Sapete perché? Neanch'io. Neanch'io. Questo potrebbe essere un problema. Quindi andiamo a utilizzare l'FTB Pippo Calabro qui. Ok, e poi possiamo tornare a casa con home. Molto bene. Di qua probabilmente ho messo su input. E infatti tutto torna, raga. Mazza, casa devastata qui, distrutta, spaesata. Quindi, se, vediamo, usiamo questo che dovrebbe essere una figata. Ora dobbiamo aspettare 3 minuti. Vabbè, tanto, amici miei, a parte la sigla, la sigla triste che dove... Cos'è? La cintura dei doni instabili. E io la metto. Sia mai che succeda qualcosa di bello nella vita. È tipo il mazzo delle meraviglie di D&D. No, va nella belt. Dov'è la belt? È questa? No, qual è la belt? Scusa. Belt, questo. Ecco fatto. E adesso? Non lo so. Oh! Sprilluccico! Hast! Che figo, ci randomizza di buff! Ma che carino! Rigenerazione 5 per 5 secondi. Molto carino, il mazzo delle meraviglie, però versione light. Questa togliela, Manfro, questa togliela. Mi piace. Allora, noi andiamo a fare un po' di off-camera. Aio, cacchiola, mi sono ucciso le cose. Andiamo a fare un po' di off-camera perché dobbiamo raccattare questi per fare altri 3 più 1 perché lo dobbiamo evocare. Giusto? Giusto. Quindi andiamo nel dungeon, rompiamo un po' di chest e troviamo questi fregni.
Io ho infartato comunque. Ok, Bibi, siamo tornati da una dura raccolta. L'abbiamo presi 16, 32, 48 e ne ha ammazzati 2. Ma ci serve ancora di fare il rituale. Quindi noi andiamo a prendere questi due qui. Li mettiamo qui. Ce ne ho uno in più, se non sbaglio, dentro la... Dentro la... Sono convinto di averli, regà. Giuro, se no ho sbagliato tutto, ho sbagliato ogni calcolo. Ah, ho scritto male Earth. Ok, eccole qui. Quindi sono 4 di cui... questi, le source gem ce ne ho soltanto 2, possibile? Sono andato tutto il giro, tutto il tempo in giro al coso. What the fuck, come faccio a crearle? Nella Imbue Chamber con 500 di magia e della Piscazzuli. Ok, facciamo questo. Ah, però per fare questo, questo legno serve il cascading legno, che non so che... Ho trovato dei sapling dentro l'inventario, quindi probabilmente me li ha dati in giro. Vediamo se mi cresce o se è enorme. Regà, è enorme. Probabilmente è grosso sto albero. Proviamo qui sotto. Non voglio che buchi niente, eh. Pronto? È così grande! Ah, ma scusa, ma usiamo il Botany Pot, no? Bravissimo, bravissimo. Vedi che bella vi la chat che sta sul pezzo. No. Sì! Rooted Podzol? Corsed Dirt. Dirt è solo lento incredibilmente. Andiamo a posizionarlo vicino a un ciccio ciccio. Madonna, sei lento. Temporal Punch più orologio. Ah, vedi. Vedi. Sbrem. Abbiamo le nostre plans. Meno male che l'ho dovuto far crescere un albero dentro casa, raga. Facciamo un pochino di queste per fare la jar. La jar dovrebbe contenere il potere magico. Eccola qua. Quindi, se non sbaglio, era così? Se io adesso butto il coal... Ah no, sì sì, funziona. Funziona, funziona, funziona. Lava, vediamo un po' se il secchiello di lava mi migliora la giornata. Sì, l'ha preso. 16. 16, ma non si fa. Però a sto punto, raga, penso che sia molto meglio. Voilà. Il blocchino di Goal. Togliamo però questi. Vediamo un po'. Trentatré. Non riesco a capire qual è il tasso. Tra l'altro questa cosa è bellissima, raga. Guardate che superpotere che ci dà. Non credo che funzioni con il fuel. Potete provare con la Eternalist Fuel? Proviamo. Tanto è quasi piena questa. Vediamo. Top! Dopo la Eternalist che c'era, non mi ricordo mai. Mi sa che è finito. No? Sì, sì, c'è il blocco. Il blocco di Eternalist in... Vabbè. Atomico, regà. Atomico. Davvero figo. Devo assolutamente togliere le particelle, regà, perché mi dà un fastidio. Vedere questi cerchietti maledetti. Non capisco perché cacchio pensavo fossero una buona idea su Minecraft. Perfetto, perfetto. Abbiamo bisogno quindi di ottenere, dicevo, questa con una Imbue Chamber. Non so se va linkato, io davvero lo ignoro. Quindi, da bravo sperimentatore, ci metterò un lapiscazzulo. Così. Ho come l'impressione che non vediamo niente perché ho tolto le particelle. Bene.
Belle queste, ecco. Queste sono particelle belle, no? Come quelle di Minecraft, zio. Scusami, eh. È pure abbastanza veloce, dai. Prendiamo queste tre, le mettiamo 1, 2 e 3. Poi ci vuole un seme qualsiasi. Oh, raga, ce l'abbiamo fatta! Un seed qualsiasi e quella shard lì. Seed, eccolo qui. La shard, eccola qua. Ma è incredibile. Sbrem, guarda! Wow! Bello, eh? Fatto. Da paura. Signori, abbiamo il Dream Charm. Ora la domanda è: come cazzo funziona? Non lo so. Intanto andiamo a utilizzare il portale. Oddio, dimmi che si carica anche se lo tengo lì dentro. Sì, ok. Adesso passo, giuro, eh. Run, lumacone. Aspetta, Aran, lumacone. Corri! Figata! Ok. Non vedo l'area, ma tecnicamente qui sopra mi blocca. Credo. Non so che ci posso mettere qui. Non voglio che mi prendano. Raga, dobbiamo fare una prova. Dobbiamo fare una prova. Bellissimo il portale, davvero. Devo farmare del legno. Non voglio che mi prendano. Raga, se tutto va bene, il vermone, il lumacone dovrebbe rimanere incastrato. Se tutto va male. Da paura. Il lumacone non se muove, regà. Non se muove. Grande. Grandissimo. Ma fa anche da mob spawner? Interessante. Molto interessante. Potremmo utilizzarlo. Salve, come sta lei? Allora, aspetti, facciamo così, che mettiamo in sicurezza questo. Là. Questi che droppano? Beh, no, non so, non credo che droppino cose interessanti. No, scuso! Scuso, non ti volevo fare del molo. Dunque, poi, se il lumacone è immobile, noi siamo andati a prendere una source di energia di questa mod e dobbiamo mettere su una mossy cobblestone, che fortunatamente si crafta, il nostro charm. 3, 2, 1. Oh, forse non serve questa. Oh my god, c'è il nostro amico. Che balla. Sta ballando. Sta ballando. Balla. Prende de qualcosa. Si muove. Dove cazzo vai? Raga, sta fa una. Sta estraendo in qualche maniera la. Guarda, guarda, guarda. Forse vuole un inventario o una pipe. No, una pipe no. Siamo attenti a non uccidere sto fregno che mi è costato l'ira di Dio. Una chest. Vabbè, c'ho un barrel di quelli belli, dai. Vediamo. Chicco, rimani qua. Forse è lento. Forse un po' lento. Allora, però dobbiamo proteggerlo, sto cazzo di gnomo, ragazzi. Un vetro duro. L'hardened glass? L'hardened glass. Vediamo se funziona. Se funziona anche senza. Ok, lui sta funzionando. Perfetto.
Lo gnomo lì era entrato in stasi, sì, esatto. Ora, visto che Minecraft non gestisce bene gli angoli, vediamo se... Perfetto, passa attraverso. Regà, fermi, il coso verde è sparito. Ci ha fatto... Siamo stati 5 minuti. Non so perché c'è la Dark Matter. Non lo so perché c'è la Dark Matter. Ma signori, abbiamo un cuore. Abbiamo un cuore, ho anche provato a farlo più. Oddio, ma forse la Temporal Punch l'avevo sbagliata, sapete? Aspetta un attimo. Qui. Guarda come aumenta. Però lui ci mette sempre lo stesso tempo per prenderla, raga. Forse è semplicemente molto lento. Quindi. Con quattro di queste potremmo mettere un altro di questi che farma qui e succhia il lumacone. Che, sapete che alla fine della fiera è interessante? Alla fine della fiera è un bel sistema. Non mi dispiace. Allora andiamo a leggere un pochino perché i ragazzotti in chat mi dicono che... C'era scritto. Vabbè, tienilo fuori. Tienilo, eh? Allora dice Powered by Coal from Chicken. Ah, ok, vabbè, questo qui è il Volcanic Source che abbiamo usato. No, speravo che ci desse qualcosa di diverso. Ci ha dato un Dark Flower a livello 2. Questo, regà, non ci serve a niente. Devo dire che il sistema mi piace. Mi piace molto. Se mettiamo altri animali, come qualcuno suggerisce, però, io ho paura che lui mi farmi gli altri animali. Non voglio che succeda questo. Preferisco metterne, appena me ne crafta qualcuno, metterne altri, insomma. L'unica cosa è, non so se c'è un Ender Chest in questo pack. La risposta è sì, c'è. E direi che possiamo mettere direttamente lei sotto, no? Boys, siamo a cavallo. Davvero, davvero simpatico. Guarda, alla fine della fiera ci abbiamo messo tanto. Abbiamo fatto parecchi incastri. Questo mi è piaciuto. Secondo me è venuta godibile la cosa. Dobbiamo solo metterne due o tre per mandarli un pochino più veloce. Quindi torniamo a casa con Home. Questi sono tutti spenti a posto. Mettiamo un flower qui. Che ci dà un bel po' di più, minchia. Minchia davvero. E con questo piccolo ciccio ciccio, adesso ci faccio finalmente. Oddio, posso fare sta roba? Sapete che siamo vicini alla Transmutation Table? Eh? Siamo vicini? Non siamo lontani? Che figo. Dicevo, possiamo fare il Dark Matter PKX. Lo facciamo dentro la refine, dentro la cosa, come cavolo si chiama? Diamanti, la create, così finalmente possiamo. Ammazza quanto è veloce adesso! Davvero diversa dal solito, sì, esatto. Eccolo qua. Così possiamo rompere le cose che abbiamo piazzato di Red Matter e Dark Matter, che altrimenti non potevamo recuperare in alcun modo. Boys! Spero che questa puntata vi sia piaciuta, eh? Tutto sommato, anche se un po' stronzetta, abbiamo fatto cose sexy. Della prossima puntata probabilmente avremo abbastanza cuori per avere e farci le armature e il set finalmente con Night Vision della Gem Armor, che è la Red Armor ancora più forte. Grazie a tutti per i consigli, che ovviamente abbiamo registrato qui in chat su Twitch. Vi aspetto se esce il video giovedì. Ci vediamo su Twitch alle 21. Altrimenti, bella per voi, ci vediamo sabato probabilmente.